Nel 1879 lo studioso tedesco Wolfgang Helbig visitò la collezione del giovane Napoleone Passerini, all'epoca 17enne, il quale aveva scavato una necropoli etrusca che si nascondeva praticamente nel giardino della propria villa. Fra i reperti più significativi che il tedesco segnalò era una coppia di piatti ateniesi a figure rosse delle stesse dimensioni con lo stesso tema iconografico, cioè quello del Comos e del Simposio, quindi due piatti gemelli. Uno di questi piatti, dopo aver girato su tutti i mercati antiquari più importanti del mondo, è stato finalmente acquistato nel 2010 dal Metropolitan Museum of Art di New York. L'altro è esposto qui nella nostra vetrina. Si tratta di una piccola opera attribuita a Paseas, un pittore ateniese attivo alla fine del VI secolo, 510-500 a.C., che raffigura una coppia, una di quelle coppie di artisti che allietavano i banchetti serali degli aristocratici ateniesi. Donna lussuosamente vestita, con vesti trasparenti, un bellissimo copricapo di origine orientale che suona il doppio flauto, una auletrice che appartiene a quella classe che ad Atene era chiamata delle megalomistoi, cioè delle donne altamente prezzolate, quindi prostitute di alto bordo, che viaggiavano sempre in coppia con giovani ballerini che eseguivano virtuosismi di ogni genere. In questo caso si tratta di un giovane ballerino dai tratti somatici africani, il cui nome infatti è Amasis, perché ci sono le iscrizioni su questo vaso. Amasis, che è il nome di un faraone della 26esima dinastia, con il quale a partire da Solone, il grande statista della prima metà del VI secolo a.C., Atene aveva avuto rapporti, per cui in questo periodo questo nome Amasis ad Atene sembra essere adoperato per antonomasia, per indicare qualunque giovane di provenienza africana. Anche l'auletrice, la suonatrice del doppio aulos, ha il nome iscritto, un nome affine ad alcuni altri che conosciamo nel mondo greco, ma in questa versione non attestato prima: Ippodia, colei che cavalca, la cavallona, potremmo dire, con chiaro riferimento alla professione particolare. Da segnalare che nel Simposio di Platone, improvvisamente in casa di Alcibiade irrompono una sera, in pieno svolgimento del simposio, irrompe una coppia costituita proprio da una auletrice e da un giovinetto africano che si dedicano a far divertire i commensali con divertissement di vario tipo.